L'integratore è molto spesso una sostanza appunto naturale, e questo già trae in inganno, nel senso che ciò che è naturale noi pensiamo che sia necessariamente sicuro e non possa assolutamente fare male. Come spesso si dice, anche la cicuta è naturale, però è un veleno, quindi bisogna prestare attenzione ai luoghi comuni. E poi naturalmente, se posso dire, ci sono alcuni integratori che vanno bene nel soggetto corretto, quindi sicuramente non per tutti e sotto la supervisione del medico e i consigli del farmacista. Evitato dunque il fai da te? Assolutamente da evitare il fai da te, il prendere al supermercato l'integratore, perché la vicina di casa ci ha suggerito che fa dimagrire piuttosto che abbassare il colesterolo. Gli integratori contengono sostanze chimiche, anche se di origine naturale, sono sempre sostanze chimiche che per avere qualche effetto interagiscono con i meccanismi fisiologici delle cellule e che quindi in uno specifico soggetto possono essere anche estremamente dannosi. E accanto a questo c'è il problema delle interazioni possibili con farmaci che il paziente prende per trattare le sue patologie. Alcuni integratori possono interferire con il metabolismo di questi farmaci. Un consiglio utile per capire quando un integratore è sicuro e di qualità? È una domanda molto complicata che meriterebbe una risposta molto lunga, sarò estremamente sintetico. La qualità è chiaramente dipendente da tutta la filiera di produzione e dipende quindi sostanzialmente da chi produce l'integratore. Ovviamente non abbiamo il tempo di entrare nei dettagli, ma chi produce l'integratore controlla, sa naturalmente che cosa sta facendo e quali sono i controlli di qualità che fa. Sulla sicurezza ci sono appunto due aspetti diversi da considerare. Un aspetto della sicurezza deriva direttamente dalla qualità, per cui se ho delle contaminazioni, per esempio, non sono sicuro. Però non si esaurisce tutto qui. Come dicevo precedentemente, la sicurezza dipende anche dal soggetto che sta prendendo l'integratore, perché se quel soggetto, per esempio, sta assumendo farmaci e quello specifico integratore interagisce con quei farmaci, ecco che la sicurezza viene meno.